Tutti dicevano faremo la storia, boh, magari l'abbiamo fatta, non lo so. La storia Elia Cicerchi e Gianmaria Scortecci l'hanno fatta mettendo la firma su un 2016 leggendario per i colori giallo-blu. Con la vittoria della giostra della Madonna del Conforto, il quartiere di Porta Santo Spirito completa un tris che rimarrà scolpito negli annali della manifestazione. Non si aspettava nessuno, ma tantomeno noi. Prima l'anemia, poi si cambia cavalli, in una settimana riusciamo a rimetterci insieme con i nostri cavalli alla perfezione. Quest'anno abbiamo dimostrato tanto e è bene per tutto il popolo giallo-blu raccogliere i frutti del tantissimo lavoro svolto. E pensare che Gianmaria Scortecci, scelto dal fato per aprire la piazza anche nella 133esima edizione, non era riuscito a mettere in discesa la giostra per la Colombina. Ma in sella al ritrovato Napoleone, Scortecci non ha sbagliato due volte. Avevo sbagliato di poco e che avrei desiderato tanto di potermi rifare. Ce l'ho fatta, Elia aveva la possibilità. Ci ha dato la possibilità di andare agli spareggi, hanno dato fiducia e bene, no? Una giostra decisa agli spareggi che in alcuni momenti ha ricalcato l'andamento del settembre 2015. Anch'io rivedevo la giostra dell'anno scorso e sotto quell'aspetto ero un pochino preoccupato. Sono contento di aver visto Gianmaria mandare in prima carriera di spareggio, perché i due ragazzi sono assolutamente equivalenti e era assolutamente giusto e doveroso far chiudere una giostra a Gianmaria. Adesso 9 lunghi mesi separano la città dalla prossima giostra, un periodo nel quale alcuni prepareranno la rivincita, altri alimenteranno la consapevolezza della loro forza e infine qualcuno custodirà gelosamente la ricetta dell'imbattibilità.